La consapevolezza, l'essere consapevole. Il dizionario la definisce come cognizione, coscienza, aver consapevolezza delle proprie responsabilità, agire con piena consapevolezza. Consapevolezza di chi sei e di cosa puoi dare, di cosa ti piace e di cosa no, di chi vuoi e non vuoi al tuo fianco e di cosa sia meglio per te. In questi 30 anni ho capito per esempio che a 20 anni pensi di sapere tutto ma che in realtà non sai proprio nulla. Che è vera la cosa che non si smette mai di imparare e che quelli che, caspita che rompicoglioni questo, avevano sempre ragione. Che i lati che ti piacciono meno di te non li cambi, ma che sono anche quelli a renderti unico come sei. Ho imparato che il raggiungimento degli obiettivi dipende solo da noi, che lamentarsi non è mai una strategia, che se in te non ci credi per primo tu stesso, di certo non lo farà qualcun altro, che seguire le proprie passioni a volte richiede coraggio, ma anche che, se tieni il passo bello dritto, regala un sacco di soddisfazioni. Ho imparato che prendere la strada che fa più paura con leggerezza, ma senza mai distrarsi dall'obiettivo, ti fa godere di più il viaggio. Che l'istinto è sempre meglio della razionalità, anche se quest'ultima aumenta col passare del tempo, che i treni da prendere non passano spesso, che sono sempre le piccole cose ad avere un valore autentico, che si deve vivere momento per momento, che le aspettative non sono mai una risorsa, che passato e futuro è sempre meglio lasciarli da parte per dare spazio al qui e ora. Ho imparato che non c'è mai un solo modo per vedere le cose, che la serenità dipende sempre da come si guarda la realtà che ci circonda, che fermarsi all'apparenza è un errore, che le persone non le si conosce mai fino in fondo, che le fregature sono da mettere in conto, ma che ogni situazione merita comunque di essere vissuta, perché a prescindere dalla natura di questa hanno sempre qualcosa da insegnarti. Ho scoperto di non essere più disposto a perdere tempo per seguire consigli, per omologarmi, per accontentare. Mi sento come all'inizio di un nuovo percorso, dove c'è ancora tanto da imparare e tanto da vivere, ma consapevole. Consapevole come mai prima. Ed è una sensazione bellissima.